Tetracloroetilene, un nome complicato per una sostanza nociva classificata potenzialmente cancerogena dallo IARC, l'International Agency for Research on Cancer, e dannoso per la salute e per l'ambiente. Ebbene, questo composto, solitamente utilizzato come solvente nell'industria, sarebbe presente nelle acque della falda superficiale tra Spinadesco e Cremona. Ad accertarlo, ormai nel 2015, l'autorità pubblica di controllo, che però non è mai riuscita a individuare il responsabile dell'inquinamento. Da 2 anni gli enti locali chiedono fondi per la bonifica alla regione Lombardia, che però sull'argomento pare essere disinteressata. L'argomento torna ad attualità oggi con l'interrogazione della consigliera pentastellata Yolanda Nanni, raggiunta al telefono a Milano appena dopo il suo intervento al Consiglio regionale. Che il Movimento 5 Stelle non ha mai abbassato la guardia in Regione Lombardia sulla situazione di quella specifica area tra Spinadesco e Cremona, per anche l'alto impatto ambientale della presenza di un sito industriale come quello di Arbedi. Per cui questa nuova interrogazione è in continuità al lavoro che noi già facciamo da 4 anni a questa parte in Regione, per attenzionare questa fetta di territorio. Ora, siccome dal 2015 a oggi nulla è stato fatto per, diciamo, quantomeno stanziare le risorse necessarie per questa bonifica, siamo ritornati a, diciamo, attenzionare la regione, perché abbiamo notato che tanto Regione Lombardia ha a cuore lo sviluppo economico dei nostri territori, ha finanziato infatti a fondo perduto con 3 milioni di euro investimenti dell'industria Arbedi e manutenzione di arterie stradali che collegano questa industria agli snodi principali interessanti la sua attività, così con la stessa solerzia dovrebbe occuparsi anche della tutela dell'ambiente, della salute e della collettività, quindi i cittadini che sono residenti in quest'area, provvedendo appunto celermente alla bonifica delle acque sotterranee. All'interno dell'interrogazione noi chiediamo l'impegno da parte di Regione Lombardia a stanziare queste risorse che sono necessarie per avviare la bonifica del sito. Fra l'altro, appunto, già noi stiamo vivendo in un periodo di siccità che provoca dei danni immensi all'agricoltura, che è anche un settore vitale per la provincia di Cremona, che è una provincia a vocazione prevalentemente agricola. La provincia stessa ha autorizzato in brevissimo tempo 5 pozzi ad uso industriale, e questo contrariamente ai vincoli che sono stati deliberati dal Consiglio provinciale. Abbiamo appreso che c'è una discarica situata vicino al canale navigabile di Cremona. A questo si aggiunge che nelle falde sotterranee, e questo è un dato provato dai piezometri che sono installati nei pressi del sito industriale che è ubicato lì, le acque raggiungono temperature di oltre 60 gradi contro i 15 gradi circa che si aspetterebbero appunto le autorità di controllo. Qualcosa di anomalo in questa zona sta succedendo.